Buongiorno anime belle, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi costruirò la nuova teca gabbia delle mie topine, anzi dei miei topini, perché oggi farò anche l'inserimento di tofu nel mio gruppo di topine. Sono passate 2 settimane dalla sua castrazione. I topini maschi diventano sterili a circa 7 giorni dalla loro castrazione. Qui sono passate 2 settimane, quindi andiamo proprio sul sicuro. E quindi adesso quello che farò sarà mettere i miei topini, quindi sia tofu che le topine femmine, nella doccia, così si possono conoscere in un ambiente completamente neutro. E nel frattempo inizierò a montare la nuova gabbia. Perché ho preso una nuova gabbia? Perché quella che ho è troppo piccola per 6 topi. E infatti la mia teca è in vendita in questo momento. Non lo so, se siete interessati, magari contattatemi per email se non l'ho già venduta quando pubblico questo video, ma non credo. E quindi in realtà mi si facilita anche molto il lavoro, perché quando si fa un inserimento di un nuovo topo è importantissimo che poi quando si vanno a inserire in teca, dopo aver fatto tutto il lavoro nel luogo neutro, eccetera, fatemi sapere se siete interessati a un video intero sull'inserimento. È importante che la teca non abbia l'odore di nessun topo, o comunque meno possibile. Essendo che la gabbia è nuova, questo problema si radica proprio alla radice. Tra l'altro, io avevo filmato un video in cui vi facevo vedere come pulivo la teca delle mie tope e com'era allestita, che però non ho mai pubblicato perché subito dopo averlo girato avevo cambiato un po' l'allestimento e quindi volevo rifilmare. E subito dopo ho deciso di cambiare gabbia perché avrei voluto tenermi appunto anche 2 topi dal recupero che ho fatto. Ma i miei capelli stamattina? Merida, che ho già inserito ed è insieme a Vaniglia Pervinca e Alice e Rebecca. E Tofu, che non ho ancora inserito perché dovevo aspettare i tempi della castrazione. Quindi nel momento in cui ho deciso di passare da 4 a 6 topi era anche necessario cambiare la gabbia, quindi ho detto inutile che vi faccio una teca tour quando tanto cambierò teca presto. Quindi ora vi faccio vedere cosa ho preso. Questa è la teca delle tope attuale che conoscete, lì c'è Rebecca che è l'unica sveglia, e questa è la nuova teca. Questa qui è una San Marino, Petguard San Marino 100. Quindi le misure della vecchia teca sono di 96 cm per 36 di altezza e per 47 di larghezza, mi sembra, mentre questa teca ha misure di 100 per, mi sembra, 100 per 70 per 60, una cosa del genere. Però abbiamo il caos qui, perché, vabbè, ciao Raja, perché ho tutte le cose per allestire la nuova teca sparse. Inoltre sto allestendo anche una nuova teca per le lumache, anzi chiocciole, e quindi sì, poi ci sono ancora alcuni topini che ho qui in affido. Qui c'è un po' di caos, però ho detto tanto farò caos per creare la nuova teca, è inutile che io mi metta a pulire prima di farlo, quindi pulirò dopo aver fatto il caos. Come sta andando l'interazione, amore? Sembra bene. No, sì, l'idea è che funziona proprio perché sono impauriti, quindi non litigano, non litigano. E raga, non provate a scappare. Ciao! Tofu, hai visto che belle le tue nuove amiche? Ti piacciono? Mamma mia, com'è grosso lui rispetto a loro. Bene, ora saranno qui per qualche ora nella doccia, che ho chiuso con questo aiuto, che ho chiuso con questo coperchio di una sample IKEA per evitare che escano. E intanto io vado a montare la loro nuova casa bellissima. Fra 2 ore la doccia sarà piena di cacca di topo, che ovviamente puliremo. La nuova gabbia sta prendendo forma, intanto i topini stanno benissimo in doccia, stanno dormendo tutti insieme, quindi l'inserimento sta andando molto molto bene. Adesso manca l'ultima parte, che è la parte superiore della gabbia, ma visto che, vabbè, in realtà sempre si può togliere, però visto che non l'ho ancora messa, approfitto di metterci la lettiera. Adesso vi faccio anche vedere cosa uso come lettiera, così magari vi può essere utile. Uso un mix di canapa e cotone grezzo, perché sia la canapa che il cotone grezzo assorbono molto molto bene l'odore dell'urina dei topini. Sulla canapa però ho notato che non tiene i tunnel, infatti mi è stato consigliato sul gruppo dei Musculus su Facebook di usare un mix di 2/3 di canapa e 1/3 di cotone circa, cotone grezzo. Adesso vi faccio vedere. Allora, intanto questo è il risultato finora. Non so se rendono le dimensioni, ma è davvero davvero grande, cioè ci potremmo stare io e Giulia insieme dentro, sedute. È molto più grande rispetto a quella di prima. Manca appunto la parte superiore, che è questa rete qui.
Raja, sei curioso? Poi lì ho tutte le box dei topi in adozione da sistemare. Questo weekend sarà interessante. E appunto manca soltanto la griglia superiore che però metterò dopo aver messo la lettiera. Allora, la canapa che uso è questa qui, non c'è una marca, l'ho presa su Zomalia, è un sito e è quella più conveniente che ho trovato. Il paccone è enorme, ma l'ho quasi finito perché l'ho usata per i topi in adozione, in affido. Amichetti, nel frattempo sentite squittire perché sto facendo un inserimento di altri topini. E questo qui invece è il cotone, quello grezzo di cui vi parlavo, questo è quello del Maxi Zoo, si trova online anche quello della Ugro, mi sembra, Ugro, e io l'ho preso al Maxi Zoo, questo qui, insomma, vedete che è cotone grezzo, non è quella tipo specie di finta lana per roditori che in realtà fa malissimo a loro perché ha delle fibre in cui incastrarsi, quindi no bene. L'allestimento in questo momento è molto molto semplice per il fatto che appunto sono appena stati messi insieme, sono insieme da neanche 24 ore, insomma da 12 ore saranno insieme e quindi l'allestimento è molto semplice. Ho riempito completamente la base di fibra di canapa mista a cotone, 2/3 canapa, 1/3 cotone. Qui ho messo una casetta a forma di fungo molto carina. Qui c'è una pannocchia, questa pannocchia è ripiena di, è il kapok si chiama, è una fibra che è adatta a loro per fare il nido. Attenzione, non va assolutamente usata quella bambagia sintetica che viene venduta, si usa carta igienica oppure questo kapok che è sicuro perché ha delle fibre molto corte ed è sicuro anche per i criceti. Poi qui ho messo una pannocchia di sorgo che in realtà adesso appenderò. Il beverino è qui dietro, qui ho messo questo gioco, un tunnel, là sotto c'è un'altra casetta a forma di pane, molto carina. E poi qui c'è il ripiano che ho verniciato oggi, ho dato due mani di vernice a tossica perché altrimenti il legno assorbe tutto, infatti ha funzionato perché qui c'è una goccia d'acqua e non è stata assorbita. E qui c'è semplicemente una ciotolina d'acqua. Poi, non so se le notate, penso di sì, nella lettiera ci sono tutta una serie di fiorellini, rose, tarassaco, camomilla, calendula. Questo qui è un mix di fiori per roditori che si compra al Maxi Zoo sfuso e ho ricoperto tutta la lettiera con questo e con il loro mangime, che è quello della marca Bunny, che è uno dei migliori, se non il migliore. Il setup è semplice perché appunto non voglio che litighino, quindi non voglio metterli in un setup super particolare. Loro devono prima stabilire le loro gerarchie e nei prossimi giorni renderò questa gabbia molto più interessante e divertente, anche perché sto facendo all'uncinetto un sacco di cose per loro. Quindi ora metto la parte superiore e poi chiedo a Giulia aiuto per scambiare le due teche. Ok, ho messo la parte superiore, sono molto felice perché per toglierla ci sono questi. Vediamo, ok, ci sono questi cosini di legno per cui è molto semplice rimuovere la parte superiore, così la pulizia sarà molto molto semplice. Quindi mi fa piacere questa cosa. Ho aggiunto un nido d'erba appeso e poi un cocco che mi è stato regalato dalla mia amica Silvia insieme al nido d'erba in cui ho inserito il sorgo. Ora la gabbia è pronta e bisogna scambiare le due gabbie. Questa cosa adesso chiedo aiuto a Giulia perché da sola non ce la posso proprio fare. Allora, si vede malissimo. Ma i topini sono tutti dentro la casetta che dormono insieme. Che bravi! Adesso fra poco li metto dentro. Pervinca. Vai, amore. Signor Tofu. Eccoci. Merida. Alice. E Rebecca. Eccoci qua.
Sono super felice del risultato, sono anche molto felice perché l'ho montata completamente da sola. Adesso in questa inquadratura non vedete bene tutta la teca perché io sono alta e non riesco a far entrare nell'inquadratura anche tutta la teca, però se sto di qua è meglio, si vede di più. E, cioè, sono così gasata che tipo stanotte, ieri sera sono andata a letto tardissimo perché mi sono messa a decorare, a aggiungere corde e cose varie, e stanotte continuavo a pensare a come potevo decorarle, eccetera, e mi sono svegliata, cioè sono andata a letto tipo alle 2, mi sono svegliata alle 8 perché ero lì tipo, oh, devo fare queste cose. Non lo so, sono pazza, forse. Tutto normale, insomma. Comunque sono davvero super felice di come è venuta questa gabbia nuova. C'è molto più spazio rispetto a quella di prima, è proprio molto più grande a livello di misure e quindi mi dà anche molta più libertà di appendere cose, giocattoli, giochi per loro, avventure, tipo corde appese, eccetera. Tra l'altro, aspettate che... dove l'ho messo? Vabbè, sto facendo con l'uncinetto delle cose per i miei topini. Vado un attimo a prendere una cosa che sto facendo. Per esempio sto facendo questo tubo all'uncinetto appunto per loro, ma lo voglio fare più lungo, quindi non è ancora nella gabbia perché penso lo finirò oggi guardando Dawson's Creek. Sì, la gabbia non è ancora completa del tutto, però direi che siamo a buon punto. Stamattina sono anche riuscita a incastrare le ruote, cioè incastrare, a fissarle sulle sbarre, e questa è una cosa super perché prima, non avendo una teca con le sbarre, avevo le ruote con lo stand, quindi con tipo un paletto che le teneva dritte. Il problema è che poi le tope scavando andavano a bloccare sempre le ruote con la lettiera e quindi era un caos, ogni giorno dovevo sbloccargliele, e mentre adesso le ho attaccate alle sbarre, in questo modo, cioè, non riescono, non potranno insabbiarle con la lettiera perché sono proprio più alte. E mi fa troppo ridere perché hanno tantissime diverse amachine, posti dove nascondersi, e l'amaca più piccola che ho realizzato, cioè più che altro, non so se posso chiamarla amaca, è tipo un sacchettino appeso, sono tutti lì dentro, cioè io pensavo ce ne stessero due, penso che siano tipo in quattro lì dentro. Comunque adesso vi faccio vedere. È un po' difficile farvi vedere bene tutte le cose perché l'ho resa veramente una giungla di divertimenti per loro. Infatti pulirla sarà molto interessante. La cosa importante per me è che a loro piaccia la loro nuova casa, che ho deciso di chiamare il cottage dei topi. Non la villa perché il cottage mi pare di più naturale, più bello, non lo so. Comunque adesso ve lo faccio vedere. Comunque il modello della gabbia è una Petguard San Marino 100, se per caso foste interessati. Non è sponsorizzato, magari lo fosse. Allora, vabbè, l'avete già visto nelle riprese precedenti, ma questa è l'overview della teca, quindi tutto lo scheletro della gabbia è in legno e c'è una parte inferiore in plexiglass, in modo da poter mettere tanta lettiera. Io qui ne ho messi, quanti saranno? 13, 14, non lo so. Non so, forse qui sono tipo 16-17 cm, qui saranno, vabbè, almeno 10, e poi varia perché scavano. Sì, ne potrei mettere anche di più. Ieri mi sembrava di averla messa, diciamo, al massimo, però in realtà adesso che si è un po' compattata ce ne starebbe ancora. E ci sono, allora, una porta superiore grande, quindi questa qui è la porticina superiore che è molto grande, quindi si riesce a infilare tutto da sopra, e poi volendo appunto si può togliere questa parte qui per pulire, sarà top. Poi ci sono due porticine piccoline qui e poi ce n'è una sia da quel lato che da questo lato, a me non interessa molto. Quello che intendevo quando vi dicevo che sono tutte nella macchina più piccola che c'è è questo, non so se riuscite a vedere questi musini, ma quanto sono carine, madonna. Ok, poi vediamo un po' come riesco a farvi vedere le cose, perché ovviamente è un po' difficile, però cercherò di entrare nella teca con la macchina fotografica. Allora, nell'angolo, in quell'angolo ho messo una casetta a forma di pane che mi piace tantissimo, è super carina. E poi procediamo, sotto il ripiano c'è questa amaca di erba, è un'amaca che loro possono mangiare, che mi è stata regalata dalla mia amica Silvia, quindi grazie mille. Poi, allora, se riuscissi ad andare sotto, esatto, là sotto c'è la casetta a forma di fungo e di fianco c'è questa ruota da 20 cm di legno che ho verniciato. Poi qui ho dei legni, diciamo, vari, ho creato questa struttura perché possano arrampicarsi. Poi ci sono, là dietro c'è la pannocchia di Kapok, che appunto è questa fibra sicura per i roditori, a differenza di tutte le altre, diciamo, fibre sintetiche, cotoni vari che vengono venduti. Là dietro c'è un nido d'erba e vedrete tutte queste corde, sono realizzate in fibra di cocco, in una corda che è appunto di cocco che ho comprato in India, naturale. Poi ho questo bianco, è un gioco per pappagalli, che però va bene anche per i topi.
una pannocchia di sorgo, poi qui c'è una scaletta, adesso vediamo, esco da questa parte, cerco di entrare dall'altra così vi faccio vedere bene, aiuto! Ok. Poi qui c'è il ripiano, sul ripiano per il momento c'è solo una ciotolina con l'acqua, perché i primi giorni do loro da mangiare spargendolo nella lettiera, in modo che non ci siano ciotole da difendere o cose del genere. Poi metterò anche due ciotoline, una con il loro cibo secco, che comunque distribuisco anche nella lettiera, e una con il cibo fresco. Poi vedete, ho fatto tutto questo intreccio bellissimo di corde, mi sono divertita tantissimo a realizzarlo. Poi, allora, qui, ve lo faccio vedere da qui perché da dentro non riesco, c'è questa specie di ponte di legno che ho comprato e che porta a questa macchina piccolina che ho realizzato sempre all'uncinetto. Qui c'è il loro beverino, hanno un beverino e una ciotola, perché alcuni preferiscono il beverino, altri la ciotola. Qui c'è un tubo di legno, tipo, che ho messo, che va sotto qui, così quando scavano le vedo. E poi sono riuscita appunto, come vi dicevo, ad agganciare le due ruote principali, che sono queste due qui, che sono le Trixie da 28 cm silenziose, alla gabbia, in modo che siano un po' più alte rispetto alla lettiera e non vadano a impigliarsi. E niente, questo è tutto al momento. Come vedete è una gabbia bella piena di cose, e come piace a loro. Poi sono sicura che continuerò ad aggiungere altri divertimenti, eccetera. Poi adesso mi sono lanciata con l'uncinetto, quindi non mi ferma più nessuno. Adesso è giorno, quindi sono piuttosto inattivi, nel senso che dormono. Questo è tutto per il video di oggi. Io spero tanto che vi sia piaciuto vedere con me, diciamo, la costruzione della nuova teca delle topine, loro delle topine, dico delle topine perché sono abituata ad avere solo femmine, delle topine e del topino. Sono molto molto felice di aver creato questo habitat per loro, e per me è molto molto importante dare loro la migliore vita che posso dare loro, quindi sì. Se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, quasi tutti i topini che avevo in affido sono stati adottati, manca soltanto una coppia maschio-femmina, Pumba, e non ho ancora dato un nome alla femmina, Pumba e Nala, la chiamiamo Nala, quindi mancano solo Pumba e Nala da adottare, potete scrivermi un'email all'indirizzo email che trovate nell'info box se siete interessati, e se non sapete di cosa sto parlando vi lascio nell'info box il video in cui vi parlo del salvataggio di 28 topini. E niente, questo è tutto per il video di oggi, noi ci vediamo alla prossima, un grande abbraccio, ciao!